Anche questa settimana è venuto a trovarci in frequenza Bruno Aragno, dei fedelissimi a Cicuneo. Ciao Bruno, ben trovato. Ciao, buona giornata a tutti. Partitona, l'ultima partita disputata dal Cuneo, raccontaci qualcosa perché è stata una grande partita. Sì, veramente, abbiamo assistito a una grandissima partita in quel di Novara, con una squadra che era partita per vincere anche quella del campionato. Però veramente li abbiamo detto in gergo, classifico asfaltati veramente. Abbiamo giocato solo noi, abbiamo vinto 3-1 e poteva finire 5-1, 6-1. Praticamente questa squadra qua è entrata nella storia, perché mai nella storia del Cuneo Calcio si era vinto in trasferta sia a Vercelli, sia a Novara che Alessandria. Diciamo che siamo i re del Piemonte in questo momento, calcisticamente, poi altri problemi. Ecco, infatti, prima di parlare dei problemi, parliamo ancora di cose belle, quindi della prossima partita che ci sarà. Sì, la prossima partita sarà sabato alle 14:30 contro Alessandria, un altro derby piemontese, ormai siamo proprio nel clima derby, perciò sarà una partita veramente da vedere e da assistere, perché con i ragazzi che abbiamo noi non c'è niente di scontato, possiamo vincere contro tutti, veramente. Ecco, e adesso siamo alla nota dolente, quella che riguarda la società del Cuneo Calcio, perché a breve, insomma, si decideranno le sorti di questa squadra che sta andando veramente alla grande, ma che purtroppo rischia di venire stoppata, insomma. Beh sì, questa settimana sarà decisiva, perché questa settimana si dovrà fare cose, pagare stipendi, mettere a posto la situazione con la multa. Veramente è una settimana decisiva che bisogna stare molto all'occhio e cercare di risolvere. Se risolviamo questa, arriveremo fino a fine anno, ma bisogna risolvere questa cosa qua urgentemente entro questa settimana, altrimenti. Però questi ragazzi si meritano veramente, veramente una città più seria e che pensi veramente a un futuro e a un presente, che il presente purtroppo è abbastanza certo. Bruno, che dire, io ti do assolutamente appuntamento alla prossima settimana, così ci darai delucidazioni in merito a quanto sta per succedere. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, appuntamento al pastiero sabato alle 14:30 con Alessandra. Grazie ancora e buona giornata.